Sì, io dico, vabbè, preferisco che siano generosi e non tirchi, diciamo così, nel momento di giocare. Mister, certe cose che si fanno in allenamento si attuano, sono le cose belle. Perché in questa fase difensiva che lei vuole usare in allenamento, di tutta la squadra, è saltata. Secondo me è saltata più per un fatto psicologico, avendo visto la squadra, forse anche la espulsione. Sì, anche quello. La squadra stava dominando, cioè io mi prendo proprio da un minuto all'altro. Ma anche nel finale di partita stavamo uno contro uno, tre contro tre davanti, loro per far capire che squadra stavamo affrontando, e perché ancora più rabbia mi dà questo risultato, perché questa è una partita che si poteva vincere anche in 10. Ci sono errori difensivi perché appunto c'è troppa generosità e quindi si lasciano fase difensiva. Sì, sono lasciati la difesa, fase difensiva ma ripeto, perché c'è troppa generosità, c'è troppa voglia di fare dei ragazzi, c'è voglia di provare a giocare bene, a fare una cosa diversa. Io sotto questo punto di vista devo fare solo i complimenti, perché questa è la strada. Se non creiamo situazioni non potremo mai pensare di vincere le partite. Quindi ci sono stati degli errori, ma solo per la voglia di fare. Solo per la voglia di fare. Cioè, noi siamo molti di voi, però sono rimasti qualcuno a fine primo tempo è rimasto sulla panchina, no? Sì. Qualcuno ha detto perché è rimasto sulla panchina. Io sono arrivato e poi sono uscito subito. Ah, è uscito subito. Sì. No, sono bastati 10 secondi. Infatti la squadra ne capo giocando bene, infatti, volevo aggiungerlo io. Sono stato un minuto solo. C'era già chiarezza su quello che si doveva fare. Mi sarà sempre detto a filosofia che in questa categoria forse non esiste chi nell'uno contro uno ti può mettere talmente tanto in difficoltà da crearti scompensi nelle fasi difensive. Con un allenamento come Zampaglione che torna a Sorrento, come Zampaglione che ritorna a Sorrento e fa praticamente la stessa identica partita che ha fatto lo scorso anno con la Vibor Lamezia. Questa volta non ha fatto due gol, ne ha fatto uno, ha fornito il numero 10, ha fornito gli assist. Poi in qualche circostanza, diciamo, anche in considerazione delle qualità di Vitale, che uno nell'uno contro uno ti crea quegli scompensi alla fase difensiva, rivisitare questo concetto per qualche, diciamo, futura partita, che è stato davvero devastante quando nell'uno contro uno, diciamo, entrava nel gioco. L'anno scorso io non c'ero, quindi non lo so. No, però quindi questa è la mia filosofia, i ragazzi lo stanno facendo bene. Se io vado a dire che alla fine abbiamo creato molto di più, io voglio continuare a rischiare così, voglio continuare a rischiare. Poi chiaro che se perdiamo tutte le partite, però per adesso non c'è stato neanche nella partita di Coppa Italia una squadra superiore a noi. Va bene, i punti si devono soppressi loro, dovremmo essere più cattivi. Dovremmo giocare o meno, una domanda che faccio, sono un po' più brutti e vincere, ma non c'è la certezza neanche per me. E quindi io preferisco continuare a provare così, perché se così riusciamo a creare 6-7 pari gol pulite, vuol dire che basta solo buttarla dentro. Se non creiamo occasioni, io mi devo preoccupare perché non creiamo occasioni, ma se continuiamo a creare occasioni è questione di essere un pochettino più lucidi sotto porta, perché lì Alisson, che si trova a un metro dalla porta con il portiere davanti, io in settimana gli avevo detto secondo me palle, come gli è capitato ad Agropoli a lui, davanti al portiere non ti capita mai più in tutto il campionato, invece gli è capitato dopo una settimana, perché un centrocampista deve essere cattivo quando gli capitano queste occasioni, perché non ti capiteranno mai, farai gol da fuori area, un tiro, una respinta, ma davanti al portiere non ci sarai mai, secondo me non ci arriverà mai più, e lui ha la forza di arrivarci una settimana dopo. E quindi questo vuol dire che la strada è quella. Mister, quanto manca un pizzico di esperienza in questa squadra? Sì, sicuramente manca esperienza, sicuramente manca, come dici tu, sì, un po' più di cattiveria, lucidità in certi momenti, ma
sono giovani e l'Italia si parla sempre dei giovani, quindi qual è il problema? Facciamoli giocare da una volta per tutte, per tutti. Quindi devono crescere, cresceranno facendosi le ossa, lottando, prendendo qualche vomitata, soffrendo. In questo momento bisogna soffrire, oggi fino a sabato, venerdì bisogna soffrire, bisogna piangere, bisogna recarsi un po' le ferite, stare tristi, poi cercare di andare in Sicilia. Io mi auguro di fare la stessa partita, mi auguro di creare ancora 7-8 occasioni da oggi. Mister, la costante, abbiamo detto ieri, non è che vuole essere cattivo profeta, un'altra espulsione è 3 gol. Un giocatore stile Zeman che osa in pratica e rischia, cioè lei ha detto non c'è la certezza di giocare male e fare punti, come non c'è, diciamo, la prova contraria. Però forse le ammonizioni che ha fatto il Cagliari 1-4 a San Siro, sbagliando anche un rigore, ha vinto 1-4. No, dico, sotto l'aspetto delle ammonizioni, sotto l'aspetto, perché poi diciamo, a me mi hai fatto un complimento quando parli da Zema, io ti ringrazio, e quindi magari facessi la volontà della sua carriera in Italia, perché anche lui è straniero, quindi sì, sono state delle ammonizioni, ancora una volta per simulazioni mi sa vitale. Esposito di simulazione. Quindi questo sì è vero, questo non va bene, perché probabilmente anche Roy Esposito poteva fare una scelta diversa. Forse è un po' troppo fiscale l'arbitro anche per la prima di Garbini. Sì, lui ha detto, lui nello spogliatoio, vi racconto in particolare, è venuto con il regolamento a farci vedere due regole, perché noi avevamo protestato e lui è venuto col regolamento. Fiscale, sì, ve lo giuro, ho detto il regolamento, guarda, però doveva rivedere, a questo punto ho detto così, doveva rivedere il regolamento in occasione dell'ultimo fallo. Sì, qua era rigore eventualmente, però a me mi preoccupa, come dici tu, visto che l'hai notato molto bene, sono le simulazioni, cioè prendere, cioè, se veramente l'arbitro ha avuto ragione, due munizioni per simulazione è una cosa che non va bene assolutamente, quindi giustamente parli dell'esperienza, sotto questo punto di vista bisogna migliorare, perché l'Italia mi sa che è la terza munizione che prende. Garbini comunque alla terza, adesso è espulso, rientrerà con 3 munizioni. Garbini non è giovane, l'Italia non è giovane, quindi loro devono dare l'esempio sotto questo punto di vista. Mister, ora vi propongo lì. Ritorno a sabato, in considerazione della partita che ha fatto Visciano, molto positiva, lui ha detto esterno sinistro, per me quando siamo in fase di possesso diventa il centrocampista, ma averlo subito a centrocampo per gestire forse un po' di più i tempi, spostando Pascucci eventualmente esterno sinistro, provando Pascucci, non faccio il tecnico, aspetta però... che segno, aspetta che segno. No, vabbè, è giusto, potrebbe essere una soluzione. Tutto può essere così, tutto, si può provare tutto. Adesso rientra Gaviano. Ivan Massalurezzi, quando ci siamo conosciuti, lui mi ha detto che poteva fare questo ruolo che sta facendo adesso, lo sta facendo benissimo. So che può fare il centrocampista, so che può fare anche il centrale difensivo, eventualmente anche il posto di Garbini, potrei anche farlo. Ma se vuoi vedere chiaramente, io, ma anche dall'inizio, ho provato a tutti in diversi ruoli, no? Che la punta, come è capitato settimana scorsa, a Caraccio fare il terzino, no, non è che ho provato quello, però nelle attualità ho provato Visciano che c'è campo, Ferrero che c'è campo, Esposito terzino, Volpe terzino, Volpe esterno, quindi nella misura che lo possono fare io ho provato tutte le soluzioni, quindi anche questa è una soluzione in più. Per l'ultima cosa per me, sì. Secondo me un problema unico secondo me questa squadra, perché secondo me il fondamentale di Abudi come deve giocare non lo sa. Il problema è la gestione della partita, se ci manca un leader che dia continuità
e che tenga corta la squadra, perché alla fine abbiamo preso i gol alla fine perché ci allungavamo in maniera, era rimasta uno spazio enorme per difesa d'attacco, per stare troppo avanti, cioè, ci serve per la gestione della squadra complessiva, diciamo. E purtroppo è mancato anche Bisogna, che doveva giocare, Bisogna, che ha più di 30 anni, quindi l'esperienza giusta anche per questo. Ci manca all'inizio del campionato, ci avrei dato una grossa mano, questo mi spiace molto, appunto per l'espulsione di Giuliano, anche lì siamo carenti, però secondo me oggi Alisson e Volpe hanno fatto anche una buona partita, gli ultimi minuti no, perché come hanno sbilanciati, hanno iniziato a portare palla, e quando è entrato Carpenito gli ha detto di stare uno contro uno dietro, e tutti avanti perché dovevamo recuperare, ma così siamo riusciti a creare un calcio di rigore, una punizione che ha preso la traversa e arrivare anche uno contro uno con i quattro attaccanti, quindi purtroppo ci è girato male, ma io ritengo che questa sia la strada giusta per fare punti. Ok, grazie. Contro con un